svegliava, con quella fiamma si liberava dall'oscurità. In un tempo in cui leggere e scrivere era soltanto per ricchi, Giordano Dominicano si fece, ma presto s'accorse che tutto era vano, che dietro il dogma non c'è verità. Comincio a dire che la terra quadrata non è, che il centro dell'universo non è. Copernico, Keplero, Galilei, presto divenne anche lui astro d'Europa e della libertà. L'invidia aristocratica del mocenigo, l'infamia del clero di Bellarmino, furono prigione e tortura, l'inquisizione, la rosa e la croce di quel nuovo Cristo così rinnegò. La riforma non sa da fare, restate ignoranti, così la Chiesa di Roma dirà. Lo sa, il pensiero è più forte della vita stessa, e il nostro Giordano morir mai potrà.